Signori e signori, insieme a noi il maestro Raffaele Crusco. Grande applauso per lui, arriverà e poi ne ha vinti talmente tanti che ci vorrebbe tutta la serata per ricordarli, però vedo che qua anche nel 2012 altri grandi successo, perché si è aggiudicato il titolo di vice campione mondiale conseguito nel concorso CUP Mondiale di Fisarmonica a Spoleto. Sì. Buonasera a tutti intanto. Complimenti davvero, complimenti. Allora questa sera il maestro Raffaele Crusco cosa ci farà ascoltare? Vi faccio ascoltare tre brani. Il primo è un tango di Astor Piazzolla, come non riproporre il grande Astor, anche perché ha origini di queste parti, quindi ancor di più mi fa onore suonare qui un suo pezzo. Poi come secondo, si chiama Viola in Tango, come secondo pezzo faccio Il Volo del Calabrone di Korsakov, e poi finisco con in pratica La Fantasia sulla Traviata di Giuseppe Verdi, con delle variazioni trascritte per fisarmonica. Ok, tutti e tre, ne abbiamo detti, adesso non rimane altro che ascoltarli. E allora quindi, ladies and gentlemen, messieurs et dames, a voi Raffaele Crusco, bocca al lupo. Grande applauso, grazie. Niccolò? Thank you.
alla dodicesima edizione Festival della Fisarmonica. Maestro, prima del secondo brano mi è venuto in mente, siccome ogni anno, no, poi sai, noi sfruttiamo tra virgolette, no, anche i maestri che salgono su questo palco, così per chiedere per esempio un consiglio da dare per esempio anche a Francesco, no, che ha preceduto, piccolissimo, insomma, quando uno ha questa età, no, molto molto piccola, qual è il consiglio che ti senti di dare per naturalmente intraprendere poi una carriera come per esempio può essere stata la tua e naturalmente la tua attualmente? Sì. Allora, una bella domanda. Innanzitutto io ho iniziato che avevo 13 anni, quindi 12 anni e mezzo, quindi per me è stato, ho iniziato molto tardi. Però iniziando prima dovrebbe essere più vantaggioso. Il problema qual è? Il problema è poi mantenere la costanza negli anni. E questo è il grosso problema, perché vedo tanti bambini che iniziano bene, diventano dei fenomeni. Poi il difficile qual è? È quello di continuare a studiare e quindi continuare a imbracciare questo strumento, che non è cosa facile. Però ho visto prima il ragazzino è molto bravo, e comunque non è semplice neanche, non è semplice per un bambino di 7 anni esibirsi su questo palco, poi con queste luci puntate addosso, non è cosa semplice, quindi è da ammirare. E niente, il mio consiglio è quello comunque di crederci e quindi di avere costanza, questo è il mio consiglio. Grazie, costanza e continuità. Allora, secondo brano. Il volo del Calabrone. Prego. Raffaele Crusco, un grandissimo brano, grandi sono le interpretazioni di quest'artista. Mi voglio riallacciare alla domanda che le ha fatto prima, ora la teniamo non solo come fisarmonicista, ma un po' anche colui che detiene, è giusto, che possa rispondere un po' a quelle che sono le domande che forse spesso molti di noi ci poniamo. Lei è arrivato a livello mondiale, quindi sicuramente il fatto di essere arrivato a livello mondiale vuol dire che si è impegnato, si sta impegnando tanto, quindi quanto è lo studio vero e proprio al quale un musicista, un fisarmonicista si deve avvicinare per arrivare così anche ad affrontare quelli che sono i mondiali? Sì. Per quanto riguarda lo svolgimento dei mondiali è un percorso molto lungo, anche perché prima di partecipare ai mondiali bisogna già 1 anno e mezzo/2 prima sapere già i pezzi che bisogna portare, quindi già questo vi fa capire tutto. Che ci vogliono 2 anni per prepararsi, quindi tante tante ore di studio. Adesso non voglio dire numeri, altrimenti poi spavento qualcuno. Comunque la media almeno sulle 3-4 ore al giorno. La costanza nei giorni. Sì, per partecipare a un mondiale. Poi la cosa è molto soggettiva, cioè ogni persona ha i suoi tempi e quindi non si può generalizzare, cioè in media più o meno sulle 3-4 ore al giorno già si ottengono grandi risultati.
E devo dire che Raffaele Crusco veramente ne ha dato nei primi suoi brani grande dimostrazione e comunque anche l'obiettivo e il traguardo che lei è riuscito a raggiungere. Il prossimo brano, ha detto, ci presenta? È un pezzo di Giuseppe Verdi, Fantasia sulla Traviata. Questo è un pezzo particolare perché in pratica i miei maestri me l'hanno scritta, me l'hanno trascritta per fisarmonica. Quindi una versione originale trascritta per fisarmonica. Per tutti voi signori, la fisarmonica, quella del maestro Raffaele Crusco. Thank you.
Maestro Raffaele Crusco, vice campione mondiale per tutti voi. Grazie mille. Non solo per la presenza, ma anche per i tanti consigli dati ai più giovani. Grazie veramente. Grazie a voi, buona serata. Volevo salutare in particolare un caro amico che mi ha portato a conoscenza di questo meraviglioso festival, che è Gustavo Lorenzetti. Grazie Gustavo.